Lunghe file stamattina davanti al Moscati, le proteste di pazienti in attesa. Ecco le foto, questa mattina si è formata una coda lunghissima di persone in attesa di entrare all'ospedale Moscati di Avellino. Anche anziani e bambini hanno atteso ore prima di poter entrare per visite e controlli. Ci sono arrivate molte segnalazioni di persone esauste ed arrabbiate, anche perché a loro dire i soliti raccomandati saltavano la fila ed entravano tranquillamente. Dalle testimonianze ricevute, anche i controlli del Green Pass sarebbero stati effettuati con un solo addetto. Questo purtroppo è il caos che regna spesso davanti all'ingresso principale del Moscati. Per non parlare dei problemi cronici del pronto soccorso. Va senza dire che con la chiusura di vari reparti del pronto soccorso dell'ospedale di Solofra, la situazione ad Avellino è sempre peggiore. E quando pioverà, tutte le persone dovranno attendere sotto la pioggia e il freddo per entrare in ospedale? Non sarebbe necessario magari installare delle pensiline? Attendiamo risposte ed interventi da parte del direttore generale e soprattutto risposte anche da parte del sindaco, dei consiglieri regionali e del presidente della regione, Vincenzo De Luca. I cittadini e i pazienti irpini non possono essere trattati così.